Un grosso sasso lanciato contro un autobus urbano della linea 11 ha mandato in frantumi un finestrino del mezzo pubblico. Un gesto gravissimo, l'ennesimo, che poteva avere conseguenze ben più gravi. La grossa pietra fortunatamente non ha colpito i passeggeri che si trovavano a bordo, solo qualche lieve scoriazione per un uomo. L'episodio è avvenuto sulla strada statale 172 dei Trulli, in territorio di Taranto, poco dopo le 23 di venerdì 22 settembre. Il bus di Chima Mobilità era partito dal capolinea del quartiere Paolo VI ed era diretto verso il centro del capoluogo ionico. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato. Non è la prima volta che a Taranto si verificano atti vandalici di questo tipo. Pare che la pietra sia stata lanciata da qualcuno che si trovava nascosto nelle campagne circostanti. Il mezzo ha dovuto fermarsi e far scendere i passeggeri, che hanno dovuto attendere l'arrivo di un altro mezzo per raggiungere le loro abitazioni. Intanto i sindacati richiamano ancora l'attenzione sulla sicurezza, soprattutto all'interno dei bus pubblici. La definirei un'emergenza sociale. E poi l'allarme è generale, la sicurezza è il nostro punto focale. È un'emergenza sociale perché qualche giorno fa addirittura le aggressioni si sono moltiplicate nella stessa giornata.